Paola ha esordito con una riflessione sul lavoro ISDE in Sardegna, sul fatto che noi, cioè che in Sardegna è più facile ammalarci, quindi in Sardegna è più facile morire per mille ragioni, non solo perché ci inquinano l'ambiente in modo pesantissimo, ma è più facile morire anche perché poi ci negano l'accesso alle cure, quindi siamo in una situazione davvero molto imbarazzante a dir poco. Oggi ci tagliano questo diritto alla salute per una questione di numeri, quindi pare che noi sardi non abbiamo i numeri per avere il diritto alla vita, e che è qualcosa di agghiacciante, e hanno la pretesa che i numeri che vengono definiti per realtà d'oltreterreno e quindi anche a forte concentrazione demografica possono essere applicati in Sardegna. Quindi vuol dire che chi studia queste leggi, chi studia, è lontana anni luce dal fatto che la Sardegna abbia le sue peculiarità anche di tipo territoriale, quindi come diceva anche Paola, maggiore sarà lo spopolamento, più investimenti bisogna fare in servizi essenziali, quindi dalla scuola alla sanità, a tutti i servizi che poi devono far sì che i cittadini si fermino nei paesi d'origine e non scappino via. Quindi noi siamo dell'avviso che il diritto alla salute sia assolutamente un diritto inalienabile, che non possa essere soppresso a colpi di provvedimenti legislativi, ma diciamo che non concordiamo con le teorie neoliberiste, perché noi dobbiamo anche chiederci che cosa stia succedendo, cioè tutto quello che sta avvenendo in sanità, in quale quadro generale dobbiamo inserirlo. E lì purtroppo ci troviamo di fronte a problemi che sono quasi più grandi di noi, più grandi di noi. Praticamente l'Europa, quando gli stati suoi governi nazionali non riescono a imporre le teorie neoliberiste in questi ultimi decenni, a quel punto lo fanno i poteri europei. È il nome del mercato, perché guardate, adesso il nome più diffuso, più usato quando si parla di diritti inalienabili è il mercato, come se fosse un qualcosa di buono, come se c'è il mercato dice, il mercato non vuole, il mercato vuole, senza spiegarci mai che dietro i mercati c'è la cosiddetta manina, possiamo usarlo manina, no, mano. La mano trasparente dei poteri forti, sono poteri forti, poteri delle banche, che hanno deciso in modo freddo che tutti i servizi sociali gratuiti debbano essere soppressi. Scuola pubblica in questi anni è stata soppressa, sanità pubblica è nella via della soppressione definitiva. Per cui si pone un problema, cioè il problema è squisitamente politico. Che cosa fa Roma? Ma Roma risponde ormai ai cosi europei, oggi ci sono delle reazioni, ma attendiamo un attimino prima di vedere, però diciamo che sino al precedente il governo erano totalmente assoggettati a quelle che erano le politiche di un'Europa che è abbastanza cinica. Il problema grosso che noi in quanto sardi poniamo è anche il problema della classe politica locale, che in modo assolutamente acritico sposa ed esegue tutti i diktat che arrivano da Roma, che poi arrivano altre realtà, e nessuno si reagisce, nessuno reagisce, dimenticando fra l'altro che secondo, come abbiamo detto in altre occasioni, l'accordo Prodi Soru, noi la sanità ce la stiamo pagando, cioè noi sardi ci paghiamo la nostra sanità. Io adesso vorrei evitare di fare, perché ci sarebbe da parlare parecchio, di quello che sta succedendo in Sardegna, che è qualcosa di allucinante. Paola ne ha parlato abbondantemente dando un certo taglio, poi ci sarà Gigi Pisci che è un pilastro della rete sarda, che spiegherà che cosa sta avvenendo nei nostri territori in senso specifico. Diciamo solo che quando le collettività locali arrivano
a occupare un ospedale pubblico è inquietante. Quelli sono segnali molto forti, quindi parliamo del Paolo Merlo alla Maddalena, parliamo di Tempio, parliamo di Ghilarza, tutti gli altri ospedali numerosissimi sono in stato di agitazione da anni. A Cagliari, dove l'assessore continua a dire non ci saranno tagli, sono tutte bugie, questi comitati, eccetera, eccetera, a Cagliari stanno chiedendo i grandi grossi ospedali. È una notizia che mi ha dato un collega amico del Marino ieri, che mi ha detto: sai dove sto operando? E dico: in che senso? No, sto operando al Santissima Trinità. E che è successo? Ci hanno mandato via dal Marino. E ci hanno mandato via, adesso siamo nella pneumologia del Santissima Trinità, pneumologia che proviene dall'ospedale Binaghi, che è l'ospedale pneumologico per eccellenza, eccetera, eccetera. Quindi c'è un grandissimo subbuglio. Qui stanno tagliando in modo radicale gli ospedali dei territori e in egual misura gli ospedali della grande città. In nome di che cosa? In nome di una privatizzazione, che è un processo fra l'altro violentissimo. Il problema del Qatar, che è stato, cioè abbiamo combattuto molto in tutti questi anni contro questo ospedale privato, che non serve ai sardi, che dicono che decollerà da un giorno all'altro, domani tagliano nastri, tutti i nostri politici in prima fila, di destra, di sinistra, tutti messi lì a tagliare nastri, a inaugurare questa porcheria, scusatemi l'espressione, che fra l'altro a tutt'oggi non è aperto. È dal 2016 che dicono apriamo domani. E siamo al 2. E qui, e in ogni caso può aprire e non aprire, un grosso alibi, intanto a noi non risolverà nessun tipo di problema. Ci costa 58 milioni all'anno tolto dalla sanità sarda, dai nostri ospedali pubblici, dalle nostre case di cura convenzionate. Questi poi vanno a fondo perduto nelle casse del Qatar come se non ne avesse altri. Però dopo 10 anni questi 58 milioni sono 580 milioni di euro, che vuol dire il 50% del costo dell'investimento che Altani fa in Sardegna per comprarsi mezza Sardegna, compresa la classe politica. Nel pacchetto fa parte anche questo. Ma la privatizzazione, cioè non dobbiamo soffermarci troppo sul Mater Olbia, perché ormai lì i giochi sono già definiti, quelli stanno, niente, vanno per altri progetti dietro quell'ospedale, che di sanitario ha davvero molto poco. C'era la legge urbanistica, perché Altani se ne infischia la sanità, quello che interessava ad Altani era poter mettere mano all'urbanistica, che vuol dire l'assalto alle nostre coste. E quindi questa è la storia. Ma io adesso metterei da parte il Qatar, perché stanno succedendo altre cose che stanno passando assolutamente inosservate, e che sono le multinazionali della sanità che stanno mettendo mano sui nostri ospedali. E cosa fanno? Cioè, questi usano, innanzitutto stanno rilevando, questo l'ho detto di recente, stanno rilevando le case di cura convenzionate col sistema sanitario pubblico, quindi noi neanche ci rendiamo conto, perché andiamo al policlinico di Quarto Sant'Ere e diciamo che è bello, ma sembra un albergo. E intanto paga il sistema sanitario pubblico. Andiamo al San Salvatore in via Scano e tutti dicono, i miei pazienti dicono, ma è bellissimo, un costo, è un albergo, certo, ma questo è per cui noi non ci accorgiamo, perché ancora non ci stanno pagando passando il conto. Queste convenzioni pubbliche presto verranno sostituite dal sistema delle assicurazioni, per cui la convenzione sarà tra proprietà delle multinazionali e le compagnie di assicurazione, che sono già attivissime. In Emilia-Romagna sono in testa, e sono in testa in Lombardia, dove agiscono addirittura sull'intramenia, nel senso che se c'è un cittadino che ha i soldi, paga e ha il letto prima di un altro. Quindi abbiamo un meccanismo perverso per cui l'ospedale pubblico pagato dalla gente è al servizio di società private e per i ricchi. Quindi siamo in una situazione
molto imbarazzante. Un altro fenomeno che vorrei toccare è quello della disoccupazione. Noi che qui in Sardegna viviamo il dramma occupazionale da sempre, aumenta la disoccupazione con queste privatizzazioni, perché adesso le multinazionali, facciamo anche un nome, intanto di dominio pubblico, tipo la Korian, che è la grossa multinazionale francese che ormai abbiamo in casa, si sta comprando tutto, ha iniziato i licenziamenti. Il personale sardo che si è formato in decenni, quindi personale all'altezza delle situazioni, preparato e così via, viene licenziato. Ci sono i casi di licenziamento, una persona è stata licenziata a un anno dalla pensione, che diventa un dramma incredibile. Personale infermieristico assolutamente mandati a casa, per cui siamo. E cosa succede? Che il silenzio della classe politica locale è ancora più inquietante, perché come minimo noi chiediamo da sardi, scusate, se questi sono i nostri soldi, mi dispiace chiedere conti su che uso ne stanno facendo, e invece tace. Io ho mandato un sms a Arru per dirgli, ma hai capito cosa sta succedendo in questi ospedali col problema dei licenziamenti? La risposta è stata: no, vedrò di occuparmene, perché non ne so assolutamente nulla. Questo è il problema. Intanto sì, vorrei dire una cosa, che meno di un anno fa a Milano c'è stato il G7 Sanità. Anche questo è un evento passato inosservato, per cui i potenti del mondo occidentale si incontrano a Milano per parlare di sanità. La nostra ministra, in modo banalissimo, parlò dell'uso inappropriato degli antibiotici. Se ne ha sciocchezza. Quindi il messaggio era: cittadini, cercate di non insistere con gli antibiotici, perché poi ci sono tutte le resistenze. Proprio banalissimo. Il problema reale che voleva mandare in onda era: smettetela di farci spendere, perché poi gli antibiotici vi fanno male alla salute. Ma mentre lei diceva e si perdeva in queste banalità ed esultava dopo un rientro dagli Stati Uniti d'America, quel sistema così meraviglioso, noi lo sappiamo da sempre che la sanità americana non è certo il massimo che possa esistere, ma lei esultava dicendo: no, bisogna seguire quelle linee guida, perché se noi stiamo attenti poi è proprio dalla sanità che riusciremmo a garantire un innalzamento del PIL, come se la salute fosse una merce da introdurre nei mercati finanziari a macinare PIL. Questo. Ma la cosa che a me interessa molto, perché poi è stato organizzato a Milano un contro G8 e la rete sarda è stata invitata a intervenire. La sostanza, però leggo questo, quindi gli interessi finanziari dietro. Allora, la sanità e la scuola pubblica sono tra i primi diritti ad essere sacrificati. Lo dice dal 2013 il TISA, che quindi è il grande accordo commerciale, che sostiene: c'è un potenziale enorme ancora non sfruttato per la globalizzazione dei servizi sanitari. Sino ad ora questo settore di servizi ha giocato solo un ruolo ridotto negli scambi internazionali, cioè dovuto al fatto che i sistemi sanitari sono finanziati ed erogati dallo Stato o da enti assistenziali e non sono di nessun interesse da parte degli investitori stranieri a causa dell'assenza finalità commerciali. Cioè, l'hanno detto tutto questo a chiare lettere. Per cui la lotta che la rete sarda sta portando avanti, che vuol dire numerosissimi comitati nati in tutti i territori dell'isola, è una lotta chiaramente di speranza, ma le prospettive sono prospettive che devono farci preoccupare, perché noi ci chiediamo come faremo ad ostacolare quelle che sono le politiche, ad esempio, di questa Europa così, così feroce. E parliamo di Sardegna perché la Sardegna è l'anello debole di tutto questo sistema. Infatti è espresso dal fatto, in termini di percentuale, c'è cioè del 14,6% dei sardi che già rinunciano alle cure perché non possono
sostenere i costi di ticket, non possono attendere le liste d'attesa che sono infinite. Però quando gli anglosassoni sotto la Thatcher studiarono la privatizzazione dei sistemi sanitari pubblici, avevano proprio pensato a questo: bisogna innalzare i costi dei ticket, bisogna allungare le liste d'attesa, bisogna fare di tutto, creare dei servizi, perché il cittadino, nella traduzione, una parolaccia e la risparmio, perché i cittadini spontaneamente, molto arrabbiati, scelgano quelli che possono di seguire e di rivolgersi a una sanità privata. Questo era proprio scritto ed è quello che sta avvenendo qui da noi, per cui è un passaggio quasi indolore, nel senso che il passaggio da un sistema sanitario pubblico efficiente, quello che poi ci ha garantito la legge 833 del 78, la nostra gloriosa legge sulla sanità pubblica, che era veramente straordinaria, nata in un momento drammatico, però nasce nel 78, quando era stato ucciso Moro, per volontà di tutte di diverse posizioni politiche, e poi sotto le spinte popolari. Però nasce questa creatura meravigliosa e che rendeva l'Italia grande nel mondo, e adesso invece, anche se loro negano, ma quando mai quella legge, ma nessuno l'ha mai abrogata? È certo che non l'hanno mai abrogata, la stanno smontando, come stanno smontando i nostri ospedali pezzetto per pezzetto. Io vorrei fermarmi un attimino qui, perché poi giustamente vogliamo sentire il nostro costituzionalista, anche i territori, e poi semmai. Ma è un problema molto grosso, un problema che a mio avviso avrebbe meritato, cioè, scusate, concludo con questa battuta, cioè il passaggio alla privatizzazione sarebbe dovuto essere scandito storicamente da una grande rivoluzione, ma noi questo non riusciamo a portarlo avanti, perché tutto sta passando in modo quasi insidioso ma silente. Quindi bisogna appellarci alla coscienza collettiva, la gente si deve svegliare. Bene, grazie a Claudia, quadro dalla relazione di Paola e di Claudia, credo sia sufficientemente chiaro anche per quanto cosa sta succedendo in Sardegna, nel mondo, ma in Sardegna è una propaggine nella periferia.